abbiamo una bella comunità di italiani. Siamo 10 studenti da tutto il mondo, di cui 3 italiani. Ah, fantastico. Sì, è un'organizzazione che partecipano anche aziende da tutta l'Europa e aziende italiane. Io quello che l'importante è che l'Italia torni ad avere una strategia e non soltanto delle bellissime individualità o dei bellissimi team. Cioè l'INFN è una realtà di grandissimo prestigio, una realtà della quale siamo orgogliosi, però quello che abbiamo deciso e condiviso è non soltanto mettere un po' più soldi, siamo partiti dal SEM ovviamente per festeggiare la presidenza di Fabiola, ma anche mettere certezze. Certezza nei concorsi, certezza negli investimenti, certezze nei piani di studio. Mettiamo 2,5 miliardi nella ricerca adesso, quindi è una cosa positiva per dare finalmente un segnale di riequilibrio. Ancora non saremo a livello degli altri, ma di grande riequilibrio. E vogliamo dire a voi che siamo orgogliosi di quello che fate, quindi non siamo qui a dirvi ah, dovete tornare a casa, no, voi fatevi valere qua, poi se quando e se e come vorrete tornare a casa, dovete trovare un paese che torna a capire che la ricerca è fondamentale e che questo è il futuro della nostra vita. Non vi dico siamo qui per riportarvi a casa, vi dico noi stiamo costruendo finalmente nelle tante riforme quella di mettere al centro la ricerca, di mettere al centro l'innovazione, di mettere al centro la promozione, anche sapendo che talvolta quando si fa certi investimenti si può anche perdere del tempo, ma è la bellezza della ricerca anche questa, no? Anche sapere accettare qualche volta che un progetto non vada bene. E in bocca al lupo a ciascuno di voi, vi aspetto al ritorno e comunque scrivete, se vi va, il mio indirizzo è matteo@governo, mi fa piacere anche matteo@governo.it, se restiamo in contatto ne sarei molto molto felice. Bocca al lupo, vado via se non mi picchia. Riconosco A. Vai col selfie e te, grande. Ma te fai il fisico. Quando fai la grande, lo scienziato anche te? Giocatore di calcio, se no. Loro si fanno fare gli scienziati, no. Bocca al lupo.